Ciao a tutti da Vittorio. Claudio Lotito non lo ammetterà mai, ma ha sbagliato ed è stato presuntuoso nel suo errore. Errore che rischia di costare carissimo alla Lazio. Ma prima di approfondire questo discorso, vorrei rispondere ad alcuni di voi che nei commenti continuano a dire che i soldi di Milinković-Savić o i soldi di un'eventuale cessione di Ciro Immobile se li intascherebbe Claudio Lotito. No, non è così. I soldi vanno alla Lazio. Lotito è azionista di maggioranza alla Lazio, ma non è che si può prendere i soldi da Lazio come vuole. Lotito ha uno stipendio, anche che la Lazio incassi 100 milioni e ne perde 100, Lotito sempre lo stipendio prende. E quindi quei soldi di Milinković-Savić resterebbero alla Lazio, non andrebbero a Lotito. E quindi quando dite ah, Lotito si intasca i soldi, no, Lotito non si intasca niente. Usa la Lazio, e l'ho detto in un altro video un po' di tempo fa, per un motivo molto preciso, ovvero per quello che gli serve per la politica. Ed è appunto il problema politico che sta danneggiando fortemente la Lazio, perché con le dimissioni di Iglitare la Lazio non ha un direttore sportivo reale, concreto, che fa le operazioni di mercato, e tutto è in mano a Claudio Lotito. E Claudio Lotito, con arroganza e presunzione, ha pensato di poter far tutto lui. Il problema è che, essendo ormai coinvolto nella politica, Lotito ha molto meno tempo per la Lazio, e lo stiamo vedendo. Un esempio oggi: Lotito oggi doveva andare ad Oronzo per parlare con Sarri di mercato, e invece per problemi politici non potrà andare ad Oronzo e ci andrà il figlio. Adesso, con tutto il rispetto e la stima che posso avere per il figlio di Lotito, non è la stessa cosa. Enrico Lotito non può far mercato, non è in grado di far mercato e non può sostituire il padre in queste funzioni così importanti. E abbiamo visto che fino al 20 luglio Lotito è stato molto impegnato in politica, prima nel Molise, poi in Parlamento, poi per i diritti televisivi. La morale è che Lotito quest'estate è stato impegnatissimo per temi politici e ha avuto pochissimo spazio per il calciomercato della Lazio. Il motivo principale per cui il mercato della Lazio è fermo è che Lotito è stato impegnato in altre operazioni. Fabiani non ha il potere di far mercato, non c'è nessun altro che può far mercato. L'anno scorso c'era Tare, che almeno poteva portare a termine alcune trattative, adesso non c'è neanche lui, e la Lazio si ritrova in una situazione di stallo perché appunto Lotito è impegnato. Oggi non andrà ad Oronzo, e non è importante il fatto che andasse ad Oronzo, è importante che parlasse con Sarri di mercato, perché il tempo passa e la Lazio deve fare operazioni. Operazioni che però fa solo Lotito, e per questo la Lazio al momento è indietrissimo. Non è un caso che, per esempio, l'operazione Castellanos è stata fatta venerdì sera, quando Lotito è tornato da Milano dopo aver discusso i diritti televisivi, ed è stata un'operazione che si è conclusa a tarda notte perché era stato l'unico momento in cui Lotito era disponibile per la Lazio e ha tempo da spendere per la Lazio. Ovviamente le operazioni non si possono fare tutte venerdì a mezzanotte, perché i direttori sportivi, i dirigenti, eccetera, non sono sempre disponibili all'una di notte, e soprattutto le trattative a volte sono lunghe, bisogna trattare per giorni interi, e Lotito non ha questo tempo. Il presidente della Lazio non ammetterà mai questo problema, questo errore, questo errore di presunzione, perché lui era convinto di poter far tutto come al solito, e invece no, non ce la fa. La Lazio ha bisogno di o un direttore sportivo con poteri reali, o che Lotito dia in mano la società a qualcuno che possa ricoprire il ruolo di direttore generale della Lazio e svolgere tutte quelle attività che Lotito evidentemente non può fare finché è impegnato in politica. Il presidente della Lazio deve decidere: o continua nella sua carriera politica, che è poi lo scopo per cui è preso la Lazio, e dà la Lazio in mano a qualcuno di cui si fida, ovviamente, che possa gestire tutte le cose relative al mercato e non solo, oppure molla la carriera politica e torna ad occuparsi di Lazio. Così il risultato è che la Lazio non va avanti, che la Lazio perde tempo e che siamo a quasi fine luglio e la Lazio ha fatto solo un acquisto quando ne servono almeno altri 4. Questo è l'errore grave che sta costando carissimo alla Lazio. Io non credo che lo faccia a malafede, credo che sia talmente presuntuoso e arrogante Lotito che è convinto di poter fare tutto da solo, ma i dati gli stanno dando torto. Almeno questo è il mio giudizio, qual è il tuo? Scrivilo nei commenti qua sotto e noi ci ritroviamo dopo con un altro video. Ciao!